L'idea è nata per caso perché non è nata come hobby, però il problema è che quando un hobby funziona e raccoglie milioni, insomma comunque migliaia di like e di condivisioni, è difficile poi continuare a viverlo semplicemente come un hobby e quindi è diventato fondamentalmente un lavoro. Sì, beh, certo, i social sono una grande opportunità, è ovvio che senza i social probabilmente adesso io non sarei qui perché è difficile magari farsi conoscere o far conoscere un proprio lato creativo, a un pubblico così vasto. Bisogna avere, cioè, secondo me c'è un'opportunità per tutti, bisogna avere l'idea giusta e non, secondo me non essere offensivi e colpire nel mio caso che faccio satira politica a 360 gradi e quindi riesci comunque a essere apprezzato da tutti o bersagliato da tutti, però comunque vuol dire che funziona. Attestati di stima da parte di tutto l'arco parlamentare, quindi nessuno si è mai risentito proprio per questo motivo, perché comunque è una satira ficcante, però assolutamente non volgare. Quindi devo dire che insomma, sia da destra che da sinistra ho continuamente attestazioni di stima per quello che faccio.